Salve a tutti! Nel video di oggi vedremo come utilizzare il sensore digitale di temperatura e umidità, il DHT11, con Arduino Uno e visualizzeremo i dati letti su un display a 16x2 caratteri. Se sei un appassionato di elettronica, probabilmente hai anche già sentito parlare di questo sensore. È un sensore di temperatura e umidità molto comune, ma se non lo conosci ancora, non ti preoccupare, perché alla fine di questo video lo conoscerai molto bene. Il DHT11 è un sensore economico, costituito da un sensore di umidità resistivo e da un termistore, un NTC, che permette di misurare la temperatura e l'umidità relativa dell'aria circostante. Vediamo adesso, prima di tutto, come funziona la misurazione della temperatura e dell'umidità in questo componente. Allora, per la misurazione della temperatura, questo sensore utilizza un NTC, ovvero un termistore. Questo componente. E un termistore è in realtà una resistenza variabile che cambia la sua resistenza in funzione della temperatura. Questi sensori sono realizzati per sintetizzazione di materiali semiconduttori, come ceramiche o polimeri, al fine di fornire le maggiori variazioni di resistenza con solo piccole variazioni di temperatura. Il termine NTC significa coefficiente di temperatura negativo, che vuol dire che la resistenza diminuisce con l'aumento della temperatura. Invece, per la misurazione dell'umidità, questi sensori utilizzano un componente di rilevamento dell'umidità che ha due elettrodi, uno superiore e uno inferiore. E tra i due elettrodi viene realizzato un substrato di trattenimento dell'umidità. Quindi all'aumentare dell'umidità la conducibilità del substrato cambia o la resistenza tra questi due elettrodi cambia. Questa variazione di resistenza viene misurata ed elaborata da un circuito integrato, rendendola così pronta per essere letta da un microcontrollore. Il range di alimentazione di questo componente va dai 3 ai 5 volt. E la corrente massima assorbita durante la misurazione è intorno ai 2,5 mA. Il componente che vedremo in questo video si presenta in un package plastico con una griglia forata anteriore, con quattro terminali, il pin di alimentazione, il pin di trasferimento dati, un quarto pin non collegato e il ground. Ma nel nostro video utilizzeremo una breakout board dove il sensore è montato con la componentistica necessaria per il suo funzionamento. Quindi la descrizione dei vari pin è indicata qui. Abbiamo in certi modelli anche il foro di fissaggio, il pin per il trasferimento dei dati, il pin di alimentazione, e il ground. Il DHT11 ha anche un fratello maggiore chiamato DHT22, è sempre un sensore di temperatura e umidità. Il package è molto simile: per il DHT11 abbiamo un contenitore plastico azzurro, invece per il DHT22 abbiamo invece il contenitore bianco. La differenza tra questi due componenti è indicata qui sotto. Abbiamo il range di temperatura del DHT11 che va dai 0 gradi ai 50 gradi, con un più o meno 2 gradi di precisione. Invece il DHT22 va da meno 40 a 125 gradi, con una precisione maggiore di più o meno 0,5 gradi centigradi. Per quanto riguarda l'umidità, abbiamo un range di lettura dal 20 all'80% di umidità relativa, con una precisione, un errore del più o meno 5%. Invece per il modello un pochino più preciso, abbiamo una lettura dallo 0% al 100% con una precisione di più o meno 2-5%. Il sampling rate è di 1 Hz, cioè una lettura ogni secondo. Invece per il DHT22 abbiamo due letture al secondo. Le dimensioni sono più o meno le stesse, come l'alimentazione e l'assorbimento complessivo. Vediamo adesso invece come si collega a un microcontroller e come funziona. Allora, abbiamo qui il sensore, la linea di alimentazione sul pin 1, quindi 5 volt,
il ground e la linea dati che viene tenuta in pull up con una resistenza da 4,7K. Il valore può essere anche messo di maggior resistenza, fino a 10 kΩ. E qui c'è il microcontroller che utilizza una sola linea chiamata one wire per la trasmissione e la ricezione dei dati. Il DHT22, che vediamo qui nell'immagine a destra, è costituito in questo modo. C'è una piccola PCB con montato il termistore e il sensore di umidità, dove qui vediamo l'elettrodo superiore. Invece qui abbiamo un'altra volta il riepilogo di tutte le connessioni. Aprendolo possiamo vedere tutta l'elettronica che è alloggiata su questo componente. Abbiamo il sensore, questo in un'altra versione, e il termistore, il sensore di umidità e il sensore di temperatura. Mentre qui dietro c'è l'integrato che si occupa della ricezione della trasmissione attraverso il protocollo OneWire con il microcontroller. Vediamo adesso lo schema elettrico che ho disegnato per testare questo componente e per interfacciarlo con il microcontroller e con un display 16x2 caratteri per visualizzare la temperatura e l'umidità in tempo reale. Dunque, abbiamo qui il sensore con il suo protocollo di trasmissione OneWire. Abbiamo la linea di alimentazione e la linea dati tenuta in pull-up da questa resistenza da 10 kΩ collegato al pin digitale D8. E il ground. Dalla parte opposta abbiamo le 6 linee dati utilizzate per l'RS, l'enable e le 4 linee dati parallele che ci servono per inviare i dati da visualizzare sul display. Tutte le altre connessioni riguardano la retroilluminazione, la regolazione del contrasto e l'alimentazione del display. Allora, andiamo a vedere adesso lo sketch di questo progetto. Per comodità ho messo qui a sinistra il riepilogo dello schema elettrico e lo schema pratico con la breadboard e le connessioni. Come prima cosa dobbiamo includere le due librerie, la DHT che è quella per il sensore e la Liquid Crystal che è quella per il display. Dobbiamo poi definire tutte le etichette corrispondenti alle connessioni del sensore DHT11 e del display. Sul sensore utilizziamo il pin 8 e sul display utilizziamo i pin dal 2 al 7, corrispondenti all'RS, all'enable, al DB4, al DB5, al DB6 e al DB7. Dobbiamo poi creare i due oggetti, l'oggetto DHT per indicare su quale pin comunichiamo con il sensore e quale modello utilizziamo, e l'oggetto LCD dove indichiamo tutti i pin ai quali sono connessi i pin del display. A questo punto inizializziamo la seriale, inizializziamo il sensore e inizializziamo il display. Finita la parte di setup, passiamo alla parte di loop, dove dichiariamo queste due variabili di tipo float, temperature e humidity, e memorizziamo rispettivamente la temperatura letta dal sensore e l'umidità. In quest'altro blocco invece andiamo su serial monitor e visualizziamo l'umidità e la temperatura. Nell'ultimo blocco invece andiamo a scrivere direttamente sul display. Con LCD Clear puliamo il display, LCD Set Cursor andiamo a posizionare il cursore al punto 00 e poi di seguito andiamo a visualizzare RH per Relative Humidity con il simbolo percentuale, il valore letto qui in umidità. Poi andiamo sulla seconda riga e visualizziamo il valore della temperatura, il char 223 è il pallino dei gradi centigradi e la lettera C per la temperatura letta in gradi centigradi o Celsius. E infine poi ricomincia il loop per la lettura successiva, che come vi ho detto già prima, nel modello DHT11 viene ripetuta ogni secondo. Andiamo adesso a testare il circuito con tutte le sue connessioni elettriche e lo sketch. Come possiamo vedere, dopo la prima inizializzazione del sensore, della seriale e dell'LCD, viene visualizzata l'umidità relativa, che in questo caso è il 47%, e la temperatura di 22,5 gradi, che probabilmente non è quella reale perché è soggetto a un errore. Qui abbiamo il sensore, quindi adesso se io avvicino la mano al sensore vedrò salire sia l'umidità e la temperatura. Infatti l'umidità con letture
abbastanza rapide, sta salendo, la temperatura un po' meno, però la lettura è corretta e le informazioni sono coerenti con quello che ci si aspetta. Bene, a questo punto direi che abbiamo finito e se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, tanto è gratis, e lasciatemi un bel like. Inoltre, se volete ricevere tutti gli avvisi automatici ogni volta che carico un nuovo video, cliccate anche sulla campanellina. Adesso vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao e buon divertimento!